la massoneria, ancora molto potente nell'esercito, si è ridimensionata. Non mi può dire che non era potente, no, perché Va bene, sarà stato il presidente emerito Cossiga, è una persona che io ammiro. Ammiro. Io devo dire sinceramente, mi rivolgo a lei e a tutti i giovani. Lei è massone? Assolutamente no, non ho mai avuto modo di potermi confrontare o entrare in aree in cui c'era questa massoneria. Cioè, però non mi può dire che non ci sono soldati massoni, anche perché essere massoni non è nessun reato, non è un reato. Non lo so se sia reato o meno, credo che non sia reato, però io le posso assicurare di essere sempre stato al di fuori di qualsiasi argomento. Ma anche di non aver mai potuto verificare. Io sono stato comandante, attenzione, quando parla... Quindi questa influenza è sopravvalutata, esagerata? Assolutamente sì, assolutamente sì. Conosce il generale speciale? Che tipo è? Beh, il generale speciale... Massone? No, assolutamente direi di no. Non è massone? Non è massone. Ho avuto modo di operare con speciale per tanti anni, naturalmente... E sono stato suo collaboratore diretto. Come militare non ne parlano male. No, assolutamente no. Assolutamente è un professionista molto valido, direi che ha un fatto delle scelte diverse dalle mie, ma naturalmente questo non democrazia non infirma minimamente la valutazione positiva che io ne so nei riguardi.